Oscimene, ripetiamo questa sera al professor Gallo e in questo quadro. Attraverso lui, vorrei dire, c'è un pensiero e un sentimento che rivolgiamo a tanti malati di AIDS nel mondo, a persone che hanno sofferto e che soffrono, e che all'inizio, quando si scoprì questa nuova malattia, si tese, come spesso succede, ad escluderli, mentre invece si trattava di accoglierli, di curarli, di portare avanti la ricerca e quello che si è fatto. È una bella esperienza essere qui a Napoli e essere premiati per un riconoscimento, avere un riconoscimento così importante. I'm very happy to be here. È molto felice di essere qui, è molto felice di essere parte di questa regione dove ha anche amici e collaboratori come il nostro gruppo all'Istituto dei Tumori Pascale. Però è importante parlarne, perché? Chiaramente, anche se in questo momento e in questi anni l'AIDS non è stato così drammatico nelle nostre regioni, però non si può mai predire cosa può succedere nel futuro, se cambiano le attitudini, se cambia il virus, se il virus diventa più aggressivo o più resistente ai farmaci.